Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Massimo Tarantino, allora si chiude oggi di fatto questo primo anno, no, dell'Academy della Roma. Per prima cosa, risultati eccezionali, forse anche al di sopra delle aspettative. Ma sì, intanto facciamo un anno di vita, quindi siamo giovanissimi, è bello, sì, bello il risultato più che altro per della partecipazione del territorio. Abbiamo tantissimi bambini, abbiamo credo dato una buona qualità di servizio e poi anche la qualità tecnica non è venuta meno, insomma siamo contenti dei risultati dei bimbi. Facendo un passo indietro, l'anno scorso in questi periodi qui, ecco, stavamo iniziavamo a contare le prime richieste di provini, no? Siamo arrivati alla fine di luglio che avevamo provato 1600 bimbi per prenderne 370. Quindi un numero esagerato di bambini, ma ne potevamo prendere 370 perché era una start-up, volevamo iniziare con un numero abbastanza ragionevole. E quindi bello, insomma, quest'anno è stata la prima stagione, la prima annata di attività che ci ha visto comunque giocare su tutto il territorio, distribuire questi ragazzi in tutto il territorio, ed è stato bello, piacevole. Oltre quindi ai risultati sportivi, è stata bella la partecipazione, l'atmosfera che si è creato intorno a questo bellissimo polo, insomma. 370 comunque non sono certo pochi, diciamo anche prima dell'intervista ci vuole una grande organizzazione. Ma sì, poi diciamo questo è il primo anno di vita, ma devo fare i complimenti a tutti i ragazzi che hanno lavorato, perché effettivamente essendo stato una scuola così giovane funziona benissimo, cioè è molto funzionale, sembra essere in vita da tantissimi anni, quindi questo è merito intanto della Roma per la disponibilità che ha dato e delle risorse che ha messo sul campo e poi della bravura di tutti i tecnici, organizzatori, direttori che hanno seguito questa bellissima attività che ha dato questo tipo di risposta, quindi siamo molto contenti. Ci aspetta un altro tour de force perché avremo altri circa 1500 bimbi che hanno fatto richiesta di provino per prenderne un centinaio, insomma, per cui comunque il numero è un pochino più ristretto, anche perché non possiamo prenderne tantissimi, quindi dobbiamo un pochino stringere, però siamo molto contenti. Poi dicevo, per chiudere, alcuni, diciamo, quelli che sono dimostrati migliori dal punto di vista proprio del calciatore qualitativamente parlando, magari al prossimo li vedremo a Trigoria. Beh sì, assolutamente, rimane un servizio che la Roma ha piacere di dare al territorio, ma rimane anche un bacino d'utenza a livello tecnico, la possibilità di poter monitorare 370 bimbi all'interno delle nostre strutture, il prossimo anno 450. Ci permette di avere anche delle risorse tecniche, quest'anno i più meritevoli di tutte le categorie, di tutte le annate, inizieranno a far parte delle squadre di Trigoria, che sono quelle che poi scegliamo, quindi anche una possibilità e una risorsa per la Roma di iniziare a costruirsi proprio in casa i piccoli campioncini, insomma, dai. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Siamo con Giuseppe Tamborini, Leyes Ormani, due giocatori che fanno parte dell'Hall of Fame della Roma, diciamo vogliono trasmettere i propri insegnamenti a questi giovani calciatori. Ma sì, cerchiamo di insegnare qualche cosina, no? Quest'anno abbiamo due gruppi, il 2004 e il 2005, e a gruppi 10-12 alla volta facciamo un po' di tecnica di base per questi ragazzi qua, cercare di migliorarli il più possibile, insomma. Come si lavora con bambini così piccoli? Ma benissimo, perché non sono addormentati come eravamo noi tanti anni fa, sono svegli e bisogna stare attenti anche come si parla, perché ti riprendono anche male, no? A parte gli scherzi, sono tutti ragazzi selezionati, per cui è un piacere lavorare con loro. E dal punto di vista tecnico cosa
potete insegnare loro. Ma guarda, noi cerchiamo di aumentare un po' la loro base tecnica per far sì che poi alcuni di loro possano andare là a Trigoria, se non magari quest'anno, il prossimo anno. Questo in pratica sarebbe il nostro lavoro. Come è andato quest'anno? Insomma, tanti bambini, e qui vediamo, c'è una situazione molto bella. Beh sì, quest'anno come primo anno io sono rimasto veramente sorpreso, anche perché sono tantissimi e quindi abbiamo fatto un lavoro non proprio selezionato, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Però adesso stiamo cercando con Angelo, se rimaniamo ancora il prossimo anno, di fare un tipo di lavoro un pochino più specifico. Questi bambini lo sanno che si stanno allenando con un ex giocatore della Roma, con un famous della Roma. Come no, sì, ma non ci filano per niente. Ormai loro sono proiettati col Totti, con Gervinho e tutti questi qua, per cui noi ormai siamo merce decaduta. Noi siamo contentissimi dell'anno che si è appena concluso con questa splendida giornata di oggi. Abbiamo avuto il piacere di veder giocare e gioire tantissimi bambini e speriamo, insomma, che questo sia solo l'inizio di un lungo viaggio. C'è grande richiesta, prima Massimo Tarantino ci ha fatto un po' di numeri, sono davvero impressionanti. Come riuscite a organizzare tutto il lavoro? Questo grazie anche al responsabile tecnico Gianni Marco Migliorato e tutto quanto lo staff tecnico, che abbiamo veramente grandi professionisti che si mettono a disposizione 24 ore su 24 per far crescere e migliorare, oltre che ai bambini, anche la struttura della nostra scuola calcio, che come hai detto te è nata solamente dall'anno scorso. Tra l'altro tutti questi ragazzi hanno anche a disposizione, diciamo così, due ex giocatori della Roma come Tamborini e Sormani, anche la nazionale italiana di freestyle, proprio per migliorare dal punto di vista della tecnica. Sì, sia Angelo e sia sono persone che, insomma, oltre che dare tanto ai bambini, danno tanto anche a noi, perché con consigli, con piccole parole, piccoli messaggi ci illuminano tutte le giornate. E poi il percorso pure con i freestyle è stato divertentissimo, soprattutto per i nostri bambini, che insomma cercano di imitarli e nello stesso tempo ogni tanto il sabato e la domenica ci fanno vedere giocate carine, interessanti. Senti, ovviamente non conta solo l'aspetto, no, tecnico, bisogna farli crescere in tutti i sensi. Sì, qui abbiamo anche un preside scolastico che è il dottor Bonincontro, che è molto attento anche al loro profitto scolastico, tant'è vero che lo teniamo molto in considerazione. Se non hanno una buona pagella, tra virgolette, gli togliamo ogni tanto qualche convocazione, quindi ci abbiamo avuto la fortuna che quest'anno abbiamo avuto, oltre che bravissimi bambini da un punto di vista calcistico, anche bravi bambini a scuola, perché le pagelle l'hanno dimostrato. Go for the moon. Direttore, si è chiusa con una bellissima festa questa prima stagione, chiamiamola così, della scuola calcio della Roma. I risultati, se dobbiamo fare un bilancio, sicuramente molto soddisfacenti e positivi. Sì, beh, intanto sottolineiamo questa chiusura, questa parte finale della festa, che racchiude un'immagine meravigliosa, quella della gioia, la gioia dei bambini, che è anche la nostra, perché quello che siamo riusciti a mettere in piedi all'inizio della scorsa stagione, in pochissime settimane davvero, è veramente di livello eccellente ed tutti gli sforzi fatti sono ripagati proprio da questa gioia che vediamo dei bambini e delle famiglie. Davvero tanti bambini, ci hanno detto tutti, anche i genitori, sono cresciuti molto. La Roma li vuole far crescere non solo come calciatori, ne parlavate anche prima, importanti valori dello sport e la scuola. Esatto, quello che stavo dicendo prima è proprio questo. Abbiamo voluto anche un po' sperimentare un livello più alto di attenzione verso i ragazzi, non soltanto per quello che riguarda l'aspetto calcistico, ovviamente siamo qui per insegnare a giocare al calcio, per consentire ai ragazzi di fare sport, ma anche per insegnare dei valori. Se ne parla spesso, no? Di valori, è facile richiamarli, metterli in pratica è più difficile. Noi ci abbiamo provato,
si fa con il lavoro, con le risorse. Abbiamo messo in campo molti allenatori, c'è una percentuale tra il numero di allenatori e ragazzi nei vari gruppi che è sicuramente sopra la media delle altre scuole calcio. C'è un'assistenza psicologica che è a beneficio dei bambini e delle famiglie, e oltre ovviamente che degli allenatori nella fase in cui in qualche modo devono ricevere dei principi formativi in quel senso per poter allenare i nostri bambini. Anche i risultati dal punto di vista tecnico sono stati sorprendentemente molto alti, molto elevati, perché questi bambini si confrontano con gli altri bambini dell'altra scuola di calcio, ma anche spesso con i gruppi che in qualche modo sono già delle selezioni. Pochi giorni fa il gruppo di 2003 qui della scuola calcio ha battuto 1-0 il gruppo di 2003 della Trigoria, della Roma, per ovviamente caso, ma dimostra il livello qualitativo che hanno anche questi bambini, che appunto non sono una selezione raffinata come quella che abbiamo a Trigoria, ma evidentemente sono gruppi composti da calciatori in erba di grande valore. E una grande soddisfazione per noi, perché questo lo diciamo prima, dobbiamo cercare il talento nella città, è quello che molti di questi bambini passeranno a Trigoria nelle squadre selezionate per in qualche modo comporre quello che è il settore giovanile ufficiale della Roma. Quindi grande soddisfazione da tutti i punti di vista. Per chiudere questa scuola calcio, le Academies cominciano i Roma Camp, insomma una diffusione davvero capillare su tutto il territorio. Sì, la Roma vuole essere presente nella vita quotidiana della gente, perché la Roma è parte della vita quotidiana della propria gente, della propria comunità, e vuole rendere qualcosa alla comunità, e lo possiamo fare soltanto mettendo in campo appunto risorse economiche e personali per dare eccellenza, in quello che svolgiamo nella città. Lo facciamo con la scuola calcio, lo facciamo con le Academy, che sono una scuola calcio collegata alla nostra e che devono applicare i nostri stessi insegnamenti. Lo facciamo anche all'estero con un progetto che è partito, che è già abbastanza avviato negli Stati Uniti, grazie anche alla proprietà, ad Alex Zecca, che ha costituito una rete di 8 scuole calcio tra le migliori in 8 diversi paesi degli Stati Uniti. Deve diventare un'identità, ecco, noi chiamiamo il sistema Roma, un'identità Roma che vogliamo esportare non soltanto in Italia ma anche all'estero, e che deve racchiudere i concetti di eccellenza. Grazie a tutti.